Nome e cognome. Pier Giorgio Fedeli. Elena Vittadini. Professione. Medico chirurgo, specialista in medicina legale, ma soprattutto docente Unicam. Professore di scienze e tecnologie alimentari. Attività di ricerca principale. Valutazione del danno alla persona e responsabilità professionale in ambito sanitario. Lo studio di prodotti alimentari e lo sviluppo di prodotti funzionali. Quando non è in laboratorio, cosa le piace fare? Attività all'aria aperta, sport. Mi piace giocare, esplorare, girare per il mondo, viaggiare. Se potesse tornare indietro nel tempo, in quale epoca storica vorrebbe vivere? Antica Roma dalla parte giusta, che è quella chiaramente di chi stava bene. Nella Firenze Medici, nel Rinascimento italiano. La sua canzone del cuore? Emozioni, Lucio Battisti. Imagine. Il viaggio più bello? Feci un bel viaggio in Thailandia con trekking nella giungla con un mio amico in giovane età. E poi anche un bel giro degli Stati Uniti con mia moglie. Alaska, senza dubbio. L'insufficienza più grande presa a scuola? Numerose insufficienze in latino che vanno dal 2 al 3 al non classificabile, perché era materia del liceo scientifico che non gradivo. L'ultimo esame all'università, economia. Se aveste scelto un'altra professione, sareste diventati? Molto probabilmente ingegnere. Probabilmente maestro di asilo o scuole elementari. Mare o montagna? Assolutamente montagna. Montagna. Tre parole per descrivere il suo lavoro e la sua professione. Alcune volte è difficile quando si ha a che fare con grossi danni e impone buon senso e preparazione per essere fatta in modo corretto. Divertente, eclettica e molto stimolante. Un ricordo tra i momenti più belli vissuti nel corso della sua carriera. Non quando sono diventato professore, ma quando il mio maestro, il professor Palmieri, mi ha detto che si stava aprendo quella strada. Probabilmente la prima presentazione orale ad un convegno internazionale quando ero dottoranda. Dolce o salato? Assolutamente salato. Salato. Vi siete sentiti orgogliosi di appartenere ad Unicam quando... Mi sono sentito molto orgoglioso quando dopo il terremoto, quasi tutti fuori casa, non è che abbiamo ricominciato subito, non abbiamo mai interrotto. E lì veramente mi sono sentito molto orgoglioso di questa comunità. Allora, non ero ancora Unicam, però studiavo, seguivo da lontano la risposta al terremoto. Il colore che vi rappresenta? Forse l'azzurro. Azzurro. Un aggettivo per descrivere il vostro partner. Mia moglie è pericolosamente spontanea e sincera. Tutto fare. Il ricordo più bello o il ricordo più brutto di questa pandemia? Il ricordo più brutto, iniziamo, è che per 2-3 mesi non ho visto i miei figli perché erano fuori sede. Più bello, ho fatto molta attività di ricerca a casa, ma ho lavorato veramente molto in ambito di ricerca. Più bello, probabilmente le camminate all'alba nei campi. Ricerca o didattica? Tutte e due, senza ricerca non si fa didattica, secondo me. Ricerca. La scoperta scientifica più importante per l'umanità, secondo lei? Per me è la ruota, perché con due ruote si fa una moto e quindi la ruota è determinante. Le radiocomunicazioni. Ciao, ciao, senza lode.